Questo è un libro che sto creando con Giacinta di Pietrantonio. All'inizio, The Capitalist Erection e sull'erezione fallica del capitalista, ma TCE è anche la sigla che si occupa dell'AIDS. 010782 è una data di quelle storiche sui primi casi di AIDS, sui primi morti di AIDS. Quindi mette in opposizione l'erezione fallica dell'uomo che vuole conquistare la Luna, Marte, Giove, eccetera, eccetera, vuole conquistare il mondo in nome della democrazia giusta, e le guerre e la piega del AIDS, cioè quanti soldi si spendono per un'erezione fallica e l'AIDS, le malattie oggi. Quindi ha questo simbolo, questo binomio sulla guerra e questa malattia, quindi c'è sempre questo bene dell'uomo sempre in erezione, no? Che vuole conquistare il mondo tutto. Sto facendo un gioco sull'arte. Sull'ABC dell'arte sarà una sorta di monopoli, di segnare tutto con le mie lettere, in cui potrai scegliere se essere un artista, un direttore di museo, un giornalista, un curatore, eccetera, eccetera, e giochi al gioco dell'arte. Io quando faccio delle opere o quando tento di fare qualcosa ci sono due opzioni, quello scientifico e quello che chiamo intimo, romantico, soggettivo. Quello scientifico è l'opera che uno progetto fa rispetto ad una, insomma, memoria, mi spiego. Il difficile nel fare, nel progettare o nel tentare di fare un'opera è la coscienza storica. Io sono stato sempre un cultore del Rinascimento, sono 15 anni che studio Piero della Francesca, Raffaello, Michelangelo, il 400, il 500, il neoplatonismo, eccetera, eccetera, e quindi i miei punti di riferimento sono Piero della Francesca, McLuhan, Pasolini, per dirlo, no? E quindi storia, attualità, e quindi quando c'hai coscienza di quello che è stato fatto è sempre difficile perché si rischia di cambiare la forma di un contenuto già visto, già dato. C'è chi crea il dialogo e chi parla del dialogo creato da altri. Penso che in tantissimi casi, non in tutti, oggi si tende più a parlare di dialoghi già creati e non a crearne dei nuovi. La mia preoccupazione nel tentare di fare qualcosa di utile è prima una coscienza scientifica. Se Boccioni ci ha parlato di compenetrazione, se Duchamp ci ha fatto vedere Re de Melde, se Fontana ci ha spiegato che oltre alla bidimensionalità esiste la dimensionalità, nelle mie opere inizio subito da un'esperienza tattile. Esiste, dal mio punto di vista, che non ho verità oggettive, già ho dei problemi con me stesso, non sopporto me, ma immagina verso gli altri, cioè io faccio quello che faccio perché forse è la cosa che faccio meno male delle altre, faccio quello che faccio perché ho bisogno di comunicare con gli altri. Esiste il sistema dell'arte e l'arte. Io amo sia il sistema dell'arte che l'arte. Se mi trovo a sopra l'Everest e mi dicono: stai tu, un altro artista, un curator, un collezionista, un direttore di museo, chi è che getti prima sotto? Getto prima il curator, poi getto il direttore di museo, poi getto il collezionista, che comunque è quello che ci fa mangiare, e poi infine getto il mio collega. Cioè, quindi nell'ordine gerarchico di apparizione autoreferenziale, l'artista per me è quello che comunque ha ragione sempre. Ha il coraggio di mettere il proprio io, quando il coraggio c'è, quando non ci si nasconde dietro un nickname e quando si fa qualcosa in cui si crede realmente. E il sistema è affascinante. Il sistema dell'arte è fatto dalla parola parlata. Se in questa stanza siamo in cinque e c'è il direttore del più grande museo al mondo, possiamo dire MoMA, il direttore
direttore del più grande giornale al mondo, possiamo dire Alt Forum, il curator più grande del pianeta, Obrist, diciamo Massimiliano perché dei nostri. E poi ci mettiamo due o tre collezioni, la più grande al mondo, dalla SIFO ad altre collezioni di musei, importantissimo. Decidiamo che il signor Rossi di Venti, il signor Luca, l'artista più bravo del mondo, in quell'attimo c'è il curator che gli fa fare la persona del suo museo, io gli do la prima pagina, eccetera, eccetera. Il sistema dell'arte punta su quell'artista. Perché credi in quell'artista? Perché quell'artista in quel momento piace, è un'iconografia cool, easy, giusta, chiamiamola come vogliamo, c'è dei collezionisti giusti che credono, quindi anche in questo caso l'arte è uguale a economia, cioè diffido e mi saranno sui coglioni quelli che dicono no, io faccio artista perché voglio cambiare un mondo, quindi ti piace vivere in un certo modo, ti piace eccetera eccetera, l'autoreferenzialità dell'artista. Io sono un mitomane. Mi piace fare l'artista, ne sono fiero e non vedo cosa e non ho presunzione di dire la mia arte cambia il mondo. Spero che prima di chiudere questo ciclo in questa amata terra sia degno o abbia fatto un'opera degna di essere chiamata opera, cioè che crea un dialogo nuovo e che non parli di dialogo creato da altri. Quando vado nelle grandi mostre, nei musei, penso se sotto a qualche opera cambi il cartellino, cioè cambi il nome dell'artista che l'ha fatto. In alcuni casi non è, insomma, possibile, se per l'identità, per la forza dell'artista. In arti, quando si usa il politic correct, bianco e nero da radical chic, correct, non scorrect, perché scorrect è una cosa molto interessante, ma oggi funziona molto il politic correct, radical chic, bianco e nero, che è la nostra cultura. No? Noi avveniamo da quella cultura lì, l'Europa è quella. Se vediamo le nostre mostre, l'iconografia nostra è bianco e nero, politic correct. Stavo parlando un anno fa con un famosissimo gallerista di New York e lui mi disse: il problema degli artisti europei, ma italiani in special modo, che ancora non uscite dall'arte concettuale, dall'arte povera, in effetti, anche se in effetti in Europa tutto ciò che è un po' colorato, un po', viene visto un po' barocco, un po' pop. Chi sono gli unici due artisti che questi ultimi 20 anni ce l'hanno fatto a livello internazionale di cui dobbiamo essere fieri? E tutti, Vanessa Beecroft e Maurizio Cattelan. Chi sono gli unici che si sono discostati nettamente dall'iconografia bianco e nero, radical chic in Italia questi ultimi 20 anni? Vanessa Beecroft e Maurizio Cattelan. Loro sono riusciti a creare un linguaggio globale, internazionale. Sono riusciti negli anni 80 ad anticipare, per quanto riguarda Maurizio Cattelan, la comunicazione dell'arte. E Maurizio Cattelan è pop. È Dada New Dada, ma il Dada e il New Dada è pop. Maurizio ha una visione pop, è internazionale, è globale. E Vanessa Beecroft, che dopo tanti anni ha dato una visione nuova della performance. Le sue modelle diventano in lei elementi architettonici. Quindi, e questo è l'assurdo, no? Che gli unici due che ci hanno rappresentato a livello internazionale, ci hanno fatto, sono gli unici due che si sono discostati da quell'arte bianco e nero, politic correct, radical chic. Ci sono curatori bravissimi, delle macchine da guerra che fanno il loro compitino con una forma mentis eccezionale. E poi ci sono i geni, per me il genio è quello. Sia l'artista come Marcel Duchamp che crea e rompe, crea un discorso nuovo come Fontana o come altri, e sia il curator che crea o dà un altro punto di vista, che può essere Germano Celand per l'arte povera, Achille Bonitoliva, che per esempio è il vero artista della danza avanguardia, è lui, ma
ma non rispetto agli altri, gli altri sono bravissimi tutti, ma lui è veramente un artista, ragazzi. Oppure, per citarne uno internazionale, Nicolas Boriot, che 10 anni fa con Estetique Relationnelle e post-produzione aveva anticipato YouTube, i social network, la post-produzione degli artisti, l'opera che non si contempla più. Le mie opere dopo Play sono opere che creano una relazione con il pubblico, cioè c'è l'opera e c'è il pubblico e c'è un'area di mezzo dove avviene la trasfigurazione. L'opera cambia il pubblico e il pubblico cambia l'opera. L'opera non tornerà più ad essere quella che è, e il pubblico, tramite quell'esperienza, non è più quello che è. Quindi non parlerei più di opera, ma di esperienza formale rispetto all'opera. Ecco come mai quell'opera di cui stiamo parlando ora è uno spartiacque fra i miei primi 10-15 anni. C'è l'interazione, l'esperienza del pubblico, 5 casse che simbolicamente rappresentano casse di defunti in guerra, che diventano 5 casse acustiche. Ogni cassa ha un software per cui suona un proprio strumento, insieme suonano l'inno. L'opera con un insert coin. Un insert coin è l'icona con cui si accede attraverso l'euro, attraverso il soldo. Inserire centesimi, 10, inserire un euro per usufruire di un'opera d'arte vera. Prima di essere, se lo sono, un artista, sono un cultore dell'arte. L'arte vive a prescindere da chi la fa. Però, per fare una citazione qualunquista, una frase di Pablo Picasso, no? Solo i geni osano, i mediocri imitano. Io mi auspico che si osa un po' di più, sempre di più, e che si creano strade nuove. Voglio fantascienza, non scienza.